Grazie Presidente. Come già appunto anticipato da lei, presentiamo una mozione ex articolo 58 firmata gentilmente, infatti ringrazio da tutti i capigruppo, perché volevamo stigmatizzare e condannare ciò che è accaduto il 24 aprile, l'altro ieri a Liverpool, in occasione della semifinale di Champions League Liverpool-Roma. Purtroppo ci troviamo a dover condannare un comportamento che non riguarda, ci teniamo molto a sottolinearlo, non riguarda l'intera tifoseria della Roma, non riguarda in generale tutto il mondo dei tifosi che correttamente, con spirito d'aggregazione, di divertimento e di comunità, segue gli eventi sportivi, va a divertirsi anche con i propri familiari, i propri amici, a vedere appunto e seguire eventi sportivi. Ringraziamo anche appunto nel dispositivo della mozione le forze dell'ordine italiane e poi britanniche anche e la Digos di Roma che si erano già preventivamente poi attivate per avvisare dell'arrivo di alcuni pseudo tifosi facinorosi che probabilmente non accorrevano in quell'evento per, semplicemente per tifare la propria squadra. Questo per dire che condanniamo qualsiasi gesto di violenza accostato allo sport, qualsiasi gesto di violenza in generale e quindi ci facciamo portavoce affinché la sindaca e la giunta si impegnino a prendere le distanze da questo tipo di azioni, a prendere le distanze da un qualcosa che possa in qualche modo compromettere l'immagine di Roma e dei cittadini romani e dei tifosi anche romani, diciamolo, in generale. E soprattutto, cosa che non è ultima, esprimiamo la piena solidarietà nei confronti del tifoso del Liverpool, Sean Cox, 53 anni, tra l'altro padre di famiglia, che era andato a vedere la partita insieme a suo fratello. La moglie e i figli attendono ancora notizie sul suo stato di salute, ma come sappiamo è in gravissime condizioni. E quindi invitiamo appunto ad unirci nella solidarietà verso questa persona che assolutamente è diventata vittima di un qualcosa in un contesto che assolutamente non prevede violenza e non deve mai prevedere violenza. Grazie Presidente.